Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video che riguarda i mondiali 2018. Adesso affronteremo girone per girone e vedremo le squadre che si sono qualificate. Soprattutto vedremo se avrò azzeccato almeno qualche pronostico. E successivamente vi darò i miei pronostici sulle partite successive. Nel girone A ritroviamo Uruguay, Russia, Arabia Saudita ed Egitto. Ebbene, l'Uruguay e la Russia si sono qualificati. Anch'io avevo pronosticato questo. Quindi ho indovinato. Allora, che dire, l'Uruguay ha giocato bene. Ha giocato bene sia con l'Arabia Saudita sia contro l'Egitto, ma soprattutto ha stracciato letteralmente la Russia. La Russia, d'altro canto, è la squadra ospitante, quindi tra il supporto del pubblico e l'ansia comunque di ospitare questi mondiali, ha fatto la sua partita soprattutto con l'Egitto e l'Arabia Saudita, mentre con l'Uruguay è stato abbastanza tentennante. Volevo spendere due parole per quanto riguarda l'Egitto. Ci si aspettava indubbiamente qualcosa in più in merito all'Egitto, soprattutto da Salah, ma dato l'infortunio che ha avuto appena prima del Mondiale, insomma, probabilmente questo avrà influenzato sicuramente l'andamento dell'Egitto in questo Mondiale. Ma comunque, pronostico azzeccato. Girone B, composto da Spagna, Portogallo, Iran e Marocco. Anche in questo caso avevo pronosticato le due beniche e così è stato. Infatti sia la Spagna che il Portogallo si sono qualificate. Entrambe grandi potenze, entrambe grandi squadre, soprattutto il Portogallo, a parere mio, leggermente più forte della Spagna. Portogallo, squadra di enorme tecnica, Cristiano Ronaldo spettacolare, anche se ha sbagliato il rigore. Sempre in confronto tra Cristiano Ronaldo e Messi, Messi, Cristiano Ronaldo, ragazzi, ci sono proprio due persone differenti, secondo me, con due concezioni, due andamenti differenti, nel senso che a parer mio Cristiano Ronaldo nel tempo si è formato e si è affermato campione, mentre Messi è, tra virgolette, già, passatemi il termine, già nato campione, quindi hanno davvero un percorso di vita differente, ma comunque anche in questo caso il mio pronostico è stato indovinato. Girone C, composto da Francia, Danimarca, Perù ed Australia. In girone C avevo pronosticato la qualificazione di Francia e Danimarca ed effettivamente è successo anche in questo caso, quindi pronostico anche in questo caso azzeccato. Solo che a parer mio la Francia non è stata una grande squadra, una grande potenza, nel senso che sì, si è qualificata, ha fatto il suo compito, però non ha esternato queste grandi potenze. Infatti l'ho vista molto molto spenta, soprattutto nell'ultima partita. D'altro canto la Danimarca si è affermata rispetto a Perù e ad Australia, quindi i miei più vivissimi complimenti. Girone D, composto da Croazia, Argentina, Nigeria ed Islanda. Sono passate Croazia e Argentina, quindi anche in questo caso pronostico azzeccato. La Croazia, per il mio, è una rivelazione di questo mondiale, nel senso che è una squadra molto forte, molto compatta, soprattutto al centrocampo. Quindi forse è una delle squadre vincenti o che potrebbe vincere questo mondiale. La butto proprio lì. D'altro canto, l'Argentina, una squadra deludente. Deludente, infatti, inizialmente tentennante, successivamente si è ripresa e comunque, ragazzi, si sa, per gli argentini il dio del calcio è Maradona. Messi d'altro campo in campo, avere la pressione di tutti gli argentini, della squadra, di Maradona che comunque sui spalti è lì che si aspetta puntualmente qualcosa, qualche gol, tutto da Messi. Insomma, io credo che, e comunque ricordiamo anche che l'allenatore è stato anche molto criticato, l'allenatore dell'Argentina, quindi credo che come atmosfera l'Argentina non sia proprio delle migliori, ma soprattutto Messi, quanto peso ha addosso, soprattutto dopo il rigore che ha sbagliato, quindi innumerevoli critiche. Beh, insomma, povero Messi, sinceramente. Ma comunque, magari si riprenderà nella prossima partita. Ma anche in questo caso, pronostico azzeccato. Girone E, composto da Brasile, Svizzera, Serbia e Costa Rica. Io avevo pronosticato che Brasile e Serbia avessero comunque la meglio in questo girone. Purtroppo ne ho indovinato solo uno, ovvero il Brasile, perché invece della Serbia è passata la Svizzera.
Allora, Brasile, grande squadra, grande armonia, grande compattezza, quindi meritava assolutamente la qualificazione. Svizzera, la Svizzera, ragazzi, ma cosa ha fatto Shaqiri? Ex interista, ricordiamolo che all'Inter non ha fatto niente, almeno una volta su 10 forse ha fatto qualcosa, ma zero. Ma cosa ha fatto Shaqiri in questo mondiale? Complimenti vivissimi a Shaqiri. E volevo spendere le parole sulla Serbia, che era appunto la squadra che avevo pronosticato io, per un pelo alla fine non si è qualificata, però in questo caso il pronostico è andato bene a metà. Girone F, composto da Svezia, Messico, Corea del Sud e Germania. Io avevo pronosticato che Svezia e Germania passassero il girone. D'altro canto è successo questo per metà, quindi la Svezia è passata, ma la Germania no, quindi la Germania penso sia stata afflitta dalla maledizione del mondiale e quindi si è qualificato il Messico. Ragazzi, bravissimi. Girone G, composto da Belgio, Inghilterra, Tunisia e Panama. In questo girone il Belgio e l'Inghilterra si sono qualificate, come avevo pronosticato anch'io, quindi pronostico azzeccato. Che dire, il Belgio ha giocato le partite come doveva giocarle, infatti si è classificato ed è stata la prima squadra a classificarsi in questo girone. D'altro canto, l'Inghilterra secondo me è andata abbastanza scemando, nel senso che è partita forse in quarta, ma successivamente insomma si è persa leggermente. Comunque ricordiamo che l'ultima partita giocava con le riserve dell'Inghilterra contro il Belgio, quindi non ci si poteva forse aspettare proprio uno o più punti, più gol, scusate. Detto questo, no, si è azzeccato. Girone H, composto da Colombia, Giappone, Senegal e Polonia. Avevo pronosticato Colombia e Polonia, ma ragazzi, la Polonia c'era in questo mondiale? Ma la Polonia, si è qualificata? C'era? No, no, ragazzi, c'è veramente. La Polonia è stata inesistente. Calma piatta della Polonia e soprattutto il Giappone si è qualificato, cioè il Giappone, ragazzi, complimenti al Giappone. Ricordiamo che c'è Nagatomo in Giappone, che Giappone è Giappone, quindi forse sono anche un pochino di parte nell'essere felice ovviamente che si sia qualificato il Giappone, ma comunque veramente vivissimi complimenti. Anche in questo caso purtroppo ne ha azzeccato solo una su quattro, sulle quattro squadre. Quindi facendo una somma di tutto ho indovinato 13 squadre su 16. Beh ragazzi, bene ma non benissimo, insomma, cioè per essere primi per aver dato comunque i primi pronostici, diciamo che me la sono cavata abbastanza. Quindi chiudendo l'argomento dei gironi delle squadre che si sono qualificate per le partite successive, volevo fare i miei pronostici appunto sulle prossime partite. Le prossime partite riguardano Francia e Argentina. Secondo me, fra le due squadre vincerà l'Argentina. Semplicemente perché, secondo me, la squadra dovrà comunque riscattarsi da quelle figure che ha fatto, passatemi il termine, nelle qualificazioni, perché comunque non ha giocato da Argentina. D'altro canto la Francia l'ho vista molto spenta, quindi secondo me l'Argentina potrebbe avere la meglio. Uruguay-Portogallo, credo che il Portogallo abbia una marcia in più, di conseguenza penso che appunto passerà il Portogallo. Spagna-Russia, per quanto la Russia possa essere forte e compatta, credo che comunque non sia a livello della Spagna, quindi presumo che passerà la Spagna. Croazia-Danimarca, beh ragazzi, vedendo come ha giocato la Croazia fino adesso, direi Croazia, senza nulla togliere la Danimarca, però la Croazia si è rivelata davvero una grande potenza, soprattutto al centrocampo. Brasile-Messico, credo che il Brasile abbia uno sprint in più, o comunque sia proprio più squadra rispetto al Messico, quindi credo che il Brasile avrà la meglio. Belgio-Giappone, ragazzi, per quanto il Giappone possa essere stato grandissimo a passare il girone, credo che comunque fra le due squadre il Belgio avrà la meglio. Svezia-Svizzera, senza nulla togliere alla Svizzera, che ribadisco, ha fatto delle grandi partite, soprattutto Shaqiri,
ex interista, quindi probabilmente sono un po' di parte. Credo che la Svezia abbia la meglio, purtroppo. Ricordiamo che la Svezia ci ha praticamente escluso dal mondiale, quindi in questo momento sono proprio anti-Svezia, ma credo purtroppo che la Svezia passerà questa partita. Colombia-Inghilterra, partita abbastanza in conflitto, nel senso che direi forse un 70-30 o 40-60 per l'Inghilterra, ma visto e considerato le prestazioni altalenanti, forse Colombia? No, dai, Inghilterra. Quindi, ricapitolando, secondo me le squadre che passeranno le partite successive sono Argentina, Portogallo, Spagna, Croazia, Brasile, Belgio, Svezia, Inghilterra. Ragazzi, questo è quanto, ci vedremo nel prossimo video sui mondiali 2018 e vedremo anche in questo caso quanti e se avrò azzeccato qualche pronostico. Un bacione a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!